Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura il caldo record di queste ore. Da domani Pescara ancora più calda rispetto a quanto abbiamo vissuto nella giornata che sta per terminare. Bollino rosso sulla costa adriatica abruzzese, ma non solo, un po' su tutta la regione, ma diremo anche su tutta Italia, grazie all'anticiclone Lucifero che arriva dal Nord Africa e porta caldo afoso, temperature che raggiungono picchi oltre i 40 gradi. La protezione civile è in allerta, però non è servito ad evitare un malore, una morte in spiaggia. Questa mattina a Martinsicuro ha perso la vita Gino Quaglia, che è morto sul litorale in prossimità dello chalet Nemo. L'uomo ha accusato un malore mentre era in acqua sul materassino ed è morto poco dopo per un arresto cardiaco. Ma torniamo al caldo record di queste ore con il servizio di Andrea Costantini. Caronte è niente o quasi rispetto a Lucifero. Il caldo, l'afa condita di un elevato tasso di umidità che abbiamo patito fino a qualche giorno fa, rischia di impallidire rispetto a quello che si preannuncia per mercoledì e che già oggi però ha cominciato a mostrare i muscoli. È in atto un anticiclone proveniente dal Sahara algerino che sta portando una pesante ondata di supercaldo con pochi precedenti. Già si toccano i 40 gradi, ma da domani Lucifero entrerà nel vivo della sua azione. Sarà sauna Italia da nord a sud, almeno fino a tutta domenica, con temperature medie attese in pianura che si attesteranno sui 36-39 gradi, con picchi oltre i 40. Calura eccezionale anche in montagna. Secondo il bollettino delle ondate di calore curato dal Ministero della Salute, le città da bollino rosso oggi sono 4: Campobasso, Frosinone, Pescara e Roma. Invece mercoledì saranno ben 16, tra cui ancora Pescara. Questo periodo di massima allerta impone a tutti quanti noi una massima attenzione su alcuni modi comportamentali, su come poter evitare ogni, anche ipotetico atteggiamento che possa in qualche modo sviluppare un principio di incendio. Insieme alle forze dell'ordine noi siamo fortemente attivati affinché ci sia un'attività oltre che di prevenzione anche di repressione. All'UOP abbiamo sottoscritto un'ulteriore convenzione con i carabinieri forestali, siamo stata la prima regione d'Italia che va a sottolineare un po' l'aspetto della repressione che credo a questo punto debba essere in qualche modo sviluppata e ripensata anche dal sistema nazionale. Il caldo record dell'estate sta stravolgendo anche i consumi degli italiani, con più 3% per l'ortofrutta, più 17% per l'acqua non gassata e un incremento del 19% dei gelati in vaschetta. I dati sono stati diffusi da Coldiretti sulla base dei dati Nielsen relativi al giugno 2017, che si è classificato al secondo posto tra i più caldi dal 1800, secondo il CNR. Ad aumentare sono anche i consumi di mozzarella, con un più 13%, come le bevande a base di tè. Mentre per le birre alcoliche chiare, con gradazione inferiore ai 6 gradi, il balzo in avanti è dell'11%. L'anomalia climatica ha influenzato comportamenti e consumi, con gli italiani che non escono di casa, cucinano meno e fanno aumentare gli acquisti di cibi pronti e rinfrescanti, oltre che di bibite e frutta, che ha fatto registrare nel 2017 il record degli acquisti degli ultimi 17 anni. Continuiamo il nostro giornale con la cronaca. Rapina all'ufficio postale di Scerne, frazione di Pineto, poco prima delle 10. Due uomini armati di pistole con il viso coperto hanno minacciato i dipendenti facendosi consegnare un bottino di poche migliaia di euro prima di legarli insieme ad alcuni clienti e fuggire. Sul colpo indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova e della stazione di Pineto, intervenuti sul posto, che hanno ascoltato i testimoni. Sembra che i due rapinatori siano fuggiti a piedi, raggiungendo a qualche chilometro di distanza un complice che li attendeva in macchina. Continuiamo con la politica. Il nuovo presidente della provincia dell'Aquila e il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Vediamo il servizio di Daniela Rosone.
Angelo Caruso, avvocato e sindaco di Castel di Sangro, è il nuovo presidente della provincia dell'Aquila. È la prima volta nella storia della provincia che viene eletto un sindaco espressione dell'Alto Sangro. Stamattina allo spoglio in provincia per l'elezione del consiglio provinciale era scontata invece la vittoria di Caruso, unico candidato alla presidenza. Una presidenza spinta molto dall'assessore regionale Andrea Girosolimo, che era presente anche oggi all'Aquila nell'atto della proclamazione del nuovo presidente. È stato il vicepresidente facente funzione Fabrizio D'Alessandro a passare il testimone a Caruso. Edilizia scolastica e viabilità sono le due uniche competenze che restano in seno ad una provincia svuotata di personale e del resto. Sicurezza per i nostri studenti, la viabilità rappresenta una emergenza altrettanto importante e poi dobbiamo recuperare dignità a favore di questo ente, fin troppo chiaramente bistrattato da tutti quelli che sono stati gli eventi legati alle vicende referendarie. Oramai c'è, rimane, è un ente di rilevanza costituzionale, quindi dobbiamo renderlo sicuramente dignitoso, ma sicuramente efficace in quella che è l'azione che tutti i cittadini si aspettano, soprattutto le amministrazioni si aspettano. Allora, intanto domani è convocata una riunione presso il Comune dell'Aquila con il collega sindaco neoeletto. Dovremo assumere una determinazione, perché intanto sapete pure bene che di qui, pochi giorni fa c'è stata quella ordinanza del TAR che avrebbe imposto una rideterminazione su quella che è il riesame della vulnerabilità dell'edificio. Certamente una decisione va adottata, piano A, piano B e piano C dobbiamo averlo alla data dell'apertura delle scuole. Si dovranno fare i conti con la scarsità di risorse in due settori che comunque sono vitali, ma il nuovo presidente ha già le idee chiare. Guarda, io credo che forse il problema più serio degli enti è la capacità di incidere sulla realizzazione, su rendere realizzabili e realizzate le opere. Io ho la sensazione che spesso e volentieri sia un alibi la carenza delle risorse. È un grosso problema, ma spesso e volentieri sono dei residui attivi che sono indice di fallimento delle amministrazioni. E sulle aree interne lancia un chiaro segnale ad Alfonso, presidente della regione. La provincia deve rappresentare i territori e le aree interne sono fondamentali, ha detto. Sì, lui il mio pensiero sulle aree interne lo conosce già. Io confido piuttosto in voi, nel senso di diffondere un messaggio adeguato per quella che è la necessità di far comprendere alle aree costiere le nostre possibilità, che non sono le nostre possibilità, sono anche le loro possibilità. I consiglieri eletti sono Vincenzo Calvisi, Pierluigi Del Signore, Gianluca Alfonsi per Forza Popolare, Mauro Tirabassi, Roberto Giovagnorio, Alfonsino Scamolle e Alberto Lamorgese per Provincia Insieme, Fabio Camilli, Lelio De Santis e Fabio Ranalli per Uniti per la Provincia. La Camera di Commercio di Teramo ha reperito risorse aggiuntive rispetto agli originari 250.000 euro da destinare alla promozione delle attività economiche. Ascoltiamo l'intervista che presenta l'iniziativa al Presidente della Camera di Commercio di Teramo, Gloriano Lanciotti. La conferenza di questa mattina, che la Camera di Commercio ha fortissimamente voluto, è per presentare alcuni bandi che riguardano svariati settori della nostra economia. Partiamo dal bando che riguarda il cratere del 2009, il primo cratere del primo terremoto, dove sono coinvolte 8 comuni, dove la Camera di Commercio aveva una ancora disponibilità di 111.000 euro del residuo del vecchio fondo del cratere. Abbiamo aperto due bandi, uno per le nuove imprese e uno per la ricollocazione delle aziende, con contributi a fondo perduto. Gli altri due bandi, uno riguarda l'internazionalizzazione per le mostre, fiere sia in Italia che all'estero, parliamo di fiere internazionali. L'altro bando riguarda l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria giovanile, lo start-up. Per quanto riguarda i giovani parliamo dell'unità di 18-35 anni, per le donne praticamente senza età, è importante che siano imprenditrici femminili con la maggioranza dei soci, in caso di società, di donne. Abbiamo anche approvato altri due bandi che apriremo a settembre, uno che riguarda l'area del nuovo cratere, i 16 comuni del cratere del 2017, e un altro bando che apriremo per la valorizzazione del turismo per quanto riguarda la regione Abruzzo, la nostra provincia. Complessivamente, questi bandi che apriamo questa mattina e quelli che faremo a settembre, parliamo di una somma di 892.000 euro di contributo, chiamiamolo così, a fondo perduto per le aziende.
Diverse associazioni ambientaliste della regione hanno dato vita all'osservatorio indipendente per il monitoraggio dei lavori per la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Siamo in provincia di Chieti. L'obiettivo è vigilare su eventuali varianti al progetto. Vediamo. Evitare che una buona idea si tramuti nell'ennesima occasione persa. È questo lo spirito che anima il neocostituito osservatorio indipendente per monitorare i lavori della Via Verde della Costa dei Trabocchi, il progetto di pista ciclabile che unirà in provincia di Chieti Vasto a San Vito attraverso lo scenario unico della costa sud abruzzese. WWF, Legambiente, FAI, LIPU, Mare Vivo, Italia Nostra e Altamura, assieme al Comitato Cittadino Salviamo le Morge di Torino di Sangro, vogliono alzare il livello di attenzione sul progetto che sta per partire, per evitare speculazioni che rispondano a meri interessi particolari, senza tenere conto del valore strategico a livello turistico dell'opera attesa da anni. L'osservatorio, aperto anche ad altre associazioni e a liberi cittadini, si pone come interlocutore nei confronti del soggetto attuatore del progetto da 8 milioni di euro, cioè la provincia di Chieti, e della regione a cui spetta la regia generale dell'opera infrastrutturale. Proprio a questi due enti, in attesa che venga varata la perimetrazione del parco della Costa Teatina, si chiede di salvaguardare la vocazione turistica della Via Verde che, come sottolineato dalla stessa provincia di Chieti, costituisce il brand turistico principale del territorio. Gli obiettivi sono quelli di garantire una corretta realizzazione di questa importante infrastruttura che permette un turismo lento, consapevole e rispettoso dell'ambiente e quindi per evitare danni al paesaggio, evitare ulteriori cementificazioni, perché la Via Verde può essere anche un pretesto per cementificazioni ulteriori. Ecco, l'osservatorio vuole appunto permettere ai cittadini organizzati in associazioni confluenti nell'osservatorio di partecipare al processo di realizzazione il più possibile corretto e rispettoso del progetto originario. La costituzione dell'osservatorio indipendente sulla scorta di quello avviato per l'acqua del Gran Sasso è stata accelerata dall'iniziativa dell'amministrazione di Torino di Sangro, che vorrebbe attuare una variante al progetto di pista ciclabile che sposti il tracciato fuori dall'area di risulta ferroviaria verso il lungomare. Ambientalisti e comitato Salviamo le Morge si dicono contrari e temono che ci possa essere l'ennesima cementificazione con strade, parcheggi e sottrazione di verde. Sempre più attivi i carabinieri dell'Aquila tra la popolazione nel comune di Scoppito, un punto di ascolto per i cittadini e massima attenzione in città verso i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti in un momento storico in cui la percezione della sicurezza degli aquilani è cambiata notevolmente. Vediamo il servizio. Un punto di ascolto tra Sasse e Scoppito per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Il comune di Scoppito, che non ha una sua stazione dei carabinieri, entra così in collaborazione con i carabinieri dell'Aquila, che hanno attivato un vero e proprio sportello per raccogliere le istanze degli abitanti, attivo già da qualche mese in realtà. Sì, è una delle linee strategiche su cui si sta muovendo l'istituzione. Diciamo che quella più pubblicizzata è quella di Scoppito, ma ce ne sono altre di realtà appunto impostate su questi cardini. È un punto d'ascolto che vuole essere appunto un modo con cui l'arma dei carabinieri si approccia e vuole essere vicina il più possibile alla cittadinanza. È la nostra naturale vocazione e ovviamente cerchiamo di intraprendere tutte quelle iniziative che consentono appunto una maggior prossimità al cittadino. Le linee di intervento principali dei carabinieri continuano ad insistere su quelli che sono i problemi più pressanti, i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti in aumento dopo il terremoto. Per questo ci sono dei controlli specifici anche sulla movida aquilana. Focus principale sui furti in abitazione, che appunto oltre ad essere un vero e proprio reato contro il patrimonio ha poi dei riverberi negativi anche sulla psicologia di chi subisce questo genere di reati. Ovviamente non viene nemmeno meno il contrasto a reati afferenti agli stupefacenti e ovviamente le truffe agli anziani.
Controllare il territorio è divenuto sicuramente più complicato dopo il terremoto del 2009 con la dislocazione degli aquilani nelle famose New Town, ma ad ogni modo riusciamo a coordinarci nel migliore dei modi, afferma il comandante della stazione dell'Aquila, il capitano Francesco Nacca. Le risorse non ci mancano. L'arma dei carabinieri in controtendenza a molte altre articolazioni statali mantiene il proprio presidio sul territorio. Un esempio su tutti, a Montereale è stata dichiarata inagibile la caserma dei carabinieri, ma il comando generale, pur di far insistere un presidio di legalità in quel centro, ha installato dei moduli abitativi provvisori proprio per continuare a fornire quel servizio di sicurezza che la cittadinanza, ovviamente, di cui la cittadinanza ha bisogno. L'ospedale di Ortona entra in un programma internazionale di sperimentazione per la cura del cancro alla mammella. Un test sviluppato in collaborazione con gli Stati Uniti aiuterà l'efficacia delle cure post intervento e anche a valutare l'eventuale recidiva entro 10 anni dall'intervento e dalle operazioni chirurgiche. Allora andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Il Centro Senologico Osoma di Ortona sta coordinando le Breast Unit della Regione Abruzzo in un programma internazionale di sperimentazione nella cura dei tumori chiamato PONDX. Lo studio si basa su un test genomico che valuta 21 geni in grado di predire e quantizzare la probabilità di recidiva tumorale entro 10 anni dall'intervento chirurgico. Il test è inoltre in grado di identificare le caratteristiche dei tumori e quali pazienti avranno un reale beneficio dalla chemioterapia. Le pazienti con tumori fino a 5 cm di diametro con linfonodi ascellari indenni o con fino a 3 linfonodi metastasici che esprimono i recettori estrogenici e sono negative per il recettore HER2 possono essere gratuitamente sottoposte al test genico prima di decidere la terapia post-operatoria. Dopo l'intervento, sulla base del referto istologico, il caso è discusso dal gruppo interdisciplinare di cure oncologiche che valuta il quadro clinico della paziente, le caratteristiche morfologiche e quelle molecolari della neoplasia. Se rientra nell'ambito della eleggibilità, la richiesta viene inoltrata alla unità operativa di anatomia patologica dell'ospedale di Ortona. Il direttore dell'unità, Domenico Angelucci, spiega come il giorno successivo alla richiesta del GICO si provvede a confezionare un plico con 15 sezioni istologiche del tumore da inviare con corriere presso la sede Genomic Health in California, sul cui portale è possibile verificare l'arrivo dei campioni in laboratorio. Entro i successivi 10-12 giorni una mail avvisa che l'esame è stato effettuato e ne dà il risultato. A questo punto si provvede a stampare il referto e a recapitarlo al case manager per l'inoltro all'oncologo che è in cura la paziente. Il contratto per il test Oncotype DX è stato stipulato dal 2015 tra la ditta Genomic Health e la ASL Lanciano Vasto Chieti. Dal 1 gennaio scorso è stato esteso anche alle pazienti operate nelle altre breast unit della regione Abruzzo, L'Aquila, Teramo e Pescara, ma resta esclusivamente ad Ortona la centralizzazione per l'invio dei campioni negli Stati Uniti e l'inserimento dei risultati nel portale in forma rigorosamente anonima. Cambiamo argomento, maggiori saranno i conferimenti in loco, più bassa sarà la tassa dei rifiuti da pagare. In questo modo il Comune di Giulianova conta di incentivare i cittadini all'utilizzo del nuovo ecocentro che è stato inaugurato ieri nella zona industriale di Colle Ranesco. È stato inaugurato ed è già operativo a Giulianova il cosiddetto ecocentro, situato in via Fontenoci, nella zona industriale di Colle Ranesco, un ulteriore servizio che l'amministrazione di Giulianova mette a disposizione dei cittadini in quello che già ora è uno dei comuni in assoluto più virtuosi della regione in termini di differenziazione della raccolta dei rifiuti, addirittura primo tra quelli al di sopra dei 20.000 abitanti, sfiorando il 70%. Attraverso l'ecocentro i cittadini giuliesi potranno recarsi loro stessi a conferire in loco, e attraverso un meccanismo particolare maggiori saranno i conferimenti, maggiore sarà lo sconto presente sulla bolletta Tari recapitata. Le utenze domestiche accedono all'ecocentro attraverso la tessera sanitaria. La lettura tramite il totem interattivo permette di riconoscere l'utenza iscritta al ruolo Tari, monitorare i conferimenti e la tipologia dei rifiuti. Un comportamento virtuoso si traduce in una tassa più bassa da pagare. È un ulteriore tassello al percorso iniziato oltre 8 anni fa, ha dichiarato il sindaco Francesco
con Mastro Mauro. L'Ecocentro ci consentirà di differenziare ancora meglio e contiamo, grazie a questo servizio, di migliorare ulteriormente i già soddisfacenti risultati ottenuti con 3-4 punti percentuali in più. La nostra ambizione, prosegue il primo cittadino, è quella di conseguire l'obiettivo rifiuto zero. Con l'Ecocentro comunale, ha aggiunto l'assessore Fabio Ruffini, possiamo ristorare coloro che con la differenziata aiutano a migliorare i servizi e ad abbassare i costi. Decine di pecore appartenenti ad un caseificio di Loreto a Prutino sono state assalite e azzannate da un branco di lupi affamati. Stamani abbiamo ascoltato lo sfogo di uno dei titolari di questa attività, già gravata da precedenti analoghi legati però ai cinghiali. Il servizio dei colleghi di Vestina News. Marco Finocchio, avete subito una vera e propria strage di pecore da parte dei lupi che purtroppo si stanno spingendo fino ai paesi, non solo in montagna. Sì, veramente una catastrofe per noi, perché la mancanza di 70-80 animali in un'azienda come la nostra, che comunque abbiamo circa 500 pecore, 70 animali sono parecchi. Il problema non sono neanche gli animali che praticamente mancano, più che altro il problema adesso è la mancata produzione. Bisogna che qualcuno faccia anche qualcosa, perché praticamente non se ne può più. Già 2-3 anni fa abbiamo avuto dei danni bestiali nel mais da parte dei cinghiali e nessuno si muove, né l'ATC, diciamo, della caccia cerca di fare qualcosa, ma non gli danno il permesso per ammazzare questi cinghiali. Noi mettiamo il mais e arrivano i cinghiali e ci distruggono il nostro lavoro. Anche perché noi facciamo un lavoro misero, povero, arrivano questi animali, ci fanno tutti questi danni, ora proprio non ce la facciamo più. E nessun ente ci risarcisce, cioè è venuta la provincia, ci deve dare a noi circa 10-15 mila euro di danno ai cinghiali dal 2014-2015, ancora ad oggi percepiamo nulla, adesso ci si mettono anche questi lupi, cioè io voglio sapere, voglio anche, diciamo, capire la protezione di questi lupi e tutto il resto, ma ci vuole qualcuno che ci protegga anche a noi, anche perché... Anche le associazioni sindacali non fanno niente, non fanno. Qui bisogna che qualcuno si inizi a muovere, perché non ce la facciamo più, insomma. Penultimo test per il Pescara, siamo alla pagina sportiva prima del debutto in Team Cup. Nel pomeriggio i biancazzurri hanno sfidato la Fidelis Andria. Il servizio della partita adesso, poi subito dopo l'intervista al neoattaccante esterno Emanuele Lattelat, prelevato in prestito dall'Atalanta. Il servizio della partita è di Andrea Costantini, l'intervista a Lattelat è di Paolo Renzetti. Un discreto primo tempo con tracce ben visibili del gioco voluto da Zeman. Il Pescara supera 3-1 la Fidelis Andria, la squadra che militerà nel prossimo torneo di Serie C, e denota dunque dei passi in avanti rispetto alla gara col Teramo, finita col medesimo risultato in quello che è il penultimo test prima del debutto in Team Cup di domenica prossima contro la Triestina. Zeman conferma dal primo minuto la coppia di centrali Delicarri per Rotta, candidabili dunque per il match di Coppa Italia. Palazzi provato come play, ai suoi fianchi Koulibaly e Valzania. Quest'ultimo, dopo lo scampolo con la Virtus Teramo, disputerà tutti i 90 minuti al pari di Zampano e Nicastro. L'ex perugino fa parte del tridente con Cappelluzzo al centro e Mancuso a sinistra. Sulle gradinate dello Stadio degli Angeli di Palena, 400 tifosi, una cinquantina di sponda pugliese. Il Pescara parte bene, buon pressing che sorprende la Fidelis e che crea i presupposti per un paio di pericolose conclusioni di Mancuso e di Palazzi che sfiorano il bersaglio grosso. Al 12° il primo gol del pomeriggio porta la firma di Francesco Zampano. Il laterale genovese, tra i migliori, scende di prepotenza, ottiene il triangolo da Cappelluzzo e batte Cilli con un preciso diagonale. I quasi 800 metri di Palena non risparmiano i giocatori dal grande caldo, tanto che a metà del tempo c'è un time out per recuperare liquidi ed energie. Poco dopo la ripresa delle ostilità, il Pescara raddoppia alla mezz'ora con Mancuso, che sorprende alle spalle Onescu e raccoglie il suggerimento di Koulibaly per poi depositare in rete in scivolata. Lo stesso Mancuso rifinisce una rapida azione di rimessa che porta al tiro Nicastro, che però non è preciso. Nel secondo tempo Zeman cambia subito 7-11, dando i primi minuti a Campagnaro con Ganz e Lattelat in avanti, ma l'avvio di ripresa è negativo con la difesa infilata più volte in profondità dalla Fidelis, che al quarto di mezzo il distacco con Minicucci e poco dopo va vicino al pari, in particolare con la doppia conclusione di Barisic che trova prontissimo Fiorillo. A ridestare il Delfino è la velocità di Lattelat, il cui spunto innesca l'azione del terzo gol pescarese. Lo realizza Simone Andrea Ganz, che trasforma in rete la
la prima palla buona giocata in area pugliese. Lo stesso centravanti sfiora la doppietta prima di metà tempo, ma Mauro Antonio si oppone. Il risultato non cambia fino alla fine, i biancazzurri torneranno in campo subito giovedì pomeriggio a Palena per il test in famiglia con la Primavera, mentre nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità della cessione di Davide Vittorini al Carpi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Emanuele Lattelat, uno dei volti nuovi del Pescara, subito una prima impressione sul lavoro svolto fino ad oggi con Zeman, avete lavorato tanto? Abbiamo lavorato abbastanza anche per iniziare bene già da domenica con la partita di Coppa Italia. Oddio, abbiamo lavorato molto e speriamo di, con oggi la partita lì, che ci serva da, per mettere in pratica le cose che ci ha insegnato il mister in queste due settimane. La squadra, i compagni sono molto, è un gruppo molto unito, anche se ci conosciamo da poco, però si ride, si scherza, quando c'è da fare, da essere seri, si è seri e si lavora insieme, quindi è un bel gruppo, mi piace. Nella prima parte di preparazione hai avuto qualche problema fisico, tutto risolto? Sì, ho avuto qualche problema, però tutto risolto. È dovuto al essendo giovane, essendo un po' più piccolo, ho avuto un po' di problemi del sovraccarico che mi ha pesato tanto, però ora mi sono rimesso a posto. Adesso siamo in tanti, quindi le scelte del mister saranno, magari saranno piacevoli per me, ma come sono dispiacevoli, quindi aspetta la decisione, sempre aspetta il mister, io sono, appena mi chiama, sono sempre pronto io. Questa può essere la stagione del definitivo lancio per te in Serie B con una squadra che mira a posizioni importanti, a traguardi importanti. Infatti una scelta di venire qua soprattutto per il mister e anche l'ambiente, tutto è stata fatta per quella, e quindi se vuoi rispondere alla sua domanda, sì, potrebbe essere l'anno non solo mio ma anche di altri compagni che sono qua, e ce la giochiamo, vediamo. Mi sta piacendo il mister, che fa lavorare tanto, allenamenti molto molto duri, non pensavo così tanto duri, però molto duri, e che lavora tanto con gli attaccanti, soprattutto gli esterni come me, quindi io ho detto voglio provare, veniamo e facciamo. Ti ha detto qualcosa Giampiero Gasperini, tra l'altro ex biancazzurro, su Pescara, sulla piazza di Pescara e anche sull'ambiente? No, non ho avuto modo di parlare col mister per questa cessione di venire a Pescara, quindi no, è zero. Emanuele Lattelat, uno dei volti nuovi del Pescara, subito una prima impressione sul lavoro svolto fino ad oggi con Zeman, avete lavorato tanto? Abbiamo lavorato abbastanza anche per iniziare bene già da domenica con la partita di Coppa Italia. Oddio, abbiamo lavorato molto e speriamo di, con oggi la partita lì, che ci serva da, per mettere in pratica le cose che ci ha insegnato il mister in queste due settimane. La squadra, i compagni sono molto, è un gruppo molto unito, anche se ci conosciamo da poco, però si ride, si scherza, quando c'è da fare, da essere seri, si è seri e si lavora insieme, quindi è un bel gruppo, mi piace. Nella prima parte di preparazione hai avuto qualche problema fisico, tutto risolto? Sì, ho avuto qualche problema, però tutto risolto. È dovuto al, essendo giovane, essendo un po' più piccolo, ho avuto un po' di problemi del sovraccarico che mi ha pesato tanto, però ora mi sono rimesso a posto. Adesso siamo in tanti, quindi le scelte del mister saranno, magari saranno saranno piacevoli per me, ma come sono dispiacevoli, quindi aspetta la decisione, sempre aspetta il mister, io sono, appena mi chiama, sono sempre pronto io. Questa può essere la stagione del definitivo lancio per te in Serie B con una squadra che mira a posizioni importanti, a traguardi importanti. Infatti una scelta di venire qua soprattutto per il mister e anche l'ambiente, tutto è stata fatta per quella, e quindi se vuoi rispondere alla sua domanda, sì, potrebbe essere l'anno non solo mio ma anche di altri compagni che sono qua, e ce la giochiamo, vediamo. Mi sta piacendo il mister, che fa lavorare tanto, allenamenti molto molto duri, non pensavo così tanto duri, però molto duri, e che lavora tanto con gli attaccanti, soprattutto gli esterni come me, quindi io ho detto voglio provare, veniamo e facciamo. Ti ha detto qualcosa Giampiero Gasperini, tra l'altro ex biancazzurro, su Pescara, sulla piazza di Pescara e anche sull'ambiente? No, non ho avuto modo di parlare col mister per questa cessione di venire a Pescara, quindi no, è zero.
E continuiamo con il calcio, adesso ci occupiamo del Teramo. È ufficiale, Mirko Spighi è un nuovo giocatore del Catanzaro, il centrocampista in forza al Diavolo passa ai calabresi con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sul fronte entrate la società attende una risposta dall'esterno Antonio Bacio Terracino, ex Lumezzane. Oggi ripresa degli allenamenti allo stadio Bonolis, il Teramo comincia a preparare il primo impegno ufficiale stagionale di domenica prossima in Coppa Italia contro la Fermana sul neutro di Fano, partita programmata alle 20:45, dopodomani a Castelnuovo alle 18:30, amichevole con la Torrese. Ascoltiamo uno dei volti nuovi della squadra del patron Campitelli, il centrocampista Lorenzo De Grazia, avvicinato da Jacopo Forcella. Tu sei stato uno degli ultimi ad arrivare qui a Teramo, ma sembra che ci giochi da un sacco di tempo, l'inserimento è stato abbastanza semplice. Ringrazio soprattutto il gruppo perché loro mi hanno integrato benissimo sin dall'inizio, era arrivato che loro avevano iniziato già da 4-5 giorni perché prima mi trovavo ad Ascoli, ma mi hanno subito accolto benissimo e sono felice della mia scelta e di far parte di questo gruppo. Ci racconti un po' il tuo passaggio a Teramo, perché l'Ascoli ti aveva portato in ritiro, sembrava non volerti far partire, invece poi sei arrivato finalmente a Teramo. Sì, diciamo che l'Ascoli mi ha sempre rinnovato il contratto, poi è arrivato un punto che mi avevano detto delle cose, sono state altre, non mi hanno più rinnovato, forse non era adatto per la categoria secondo loro, e io ho scelto di intraprendere un'altra strada, di far bene in Lega Pro, di cercare della mia continuità in Lega Pro e poi in un futuro piano piano arrivare a livelli più alti. Il tempo c'è sempre, quindi piano piano potrei anche riuscire a fare il salto di qualità. Adesso penso a stare qui, sono felice della mia scelta e di far parte di questa squadra. L'anno scorso a Macerata che esperienza è stata? Sicuramente a livello di squadra e personale è stata un'ottima esperienza perché eravamo un grandissimo gruppo, soprattutto in quelle difficoltà non era facile andare avanti, siamo stati tutti uniti, combatti, grazie anche agli esperti siamo riusciti in condizioni diciamo quasi allo stremo andare avanti e a raggiungere una salvezza miracolosa diciamo. Hai ritrovato Ventola a Teramo? Sì, sono contento, anzi lui deve essere contento perché lui dice che mi ha portato lui, però glielo facciamo credere. Certo, ha caldeggiato il tuo arrivo però. Sì, ha detto che era contento di portarmi, adesso Christian lo conoscevo dall'anno scorso, ci ho abitato anche insieme e siamo tornati qui e siamo felici tutti e due. Andiamo avanti sempre con il calcio. Il direttore generale del Pineto, Roberto Giammarino, considera completata al 90% la rosa dei biancazzurri per la prossima stagione di Serie D. Squadra rinnovata, costruita con un'ossatura di giocatori esperti e tanti giovani di belle speranze. Sentiamo Roberta Di Sante. Roberto Giammarino, direttore generale del Pineto, siamo pronti per ripartire per questa nuova avventura, ma tu in realtà hai già cominciato a lavorare da un bel po'. Sì, diciamo che siamo ripartiti da subito per fare nel più breve tempo possibile la squadra, penso che sia quasi completa, adesso è da vedere alcune cose, ma credo che il 90% della squadra è stata fatta. Abbiamo varato un po' la linea verde con tanti ragazzi promossi anche dal settore giovanile, questo è importante anche per dare continuità, e poi qualche nome illustre come ossatura generale. Dovevamo creare un gruppo importante di over, credo che abbiamo 6-7 giocatori importanti e per il resto abbiamo cercato di prendere tutti i giovani fuori quota, abbiamo rinverdito molto, una grande base di 99 che provengono dal nostro settore giovanile. Quindi è una squadra giovane e allo stesso tempo è una squadra esperta sugli uomini importanti. Insomma, l'obiettivo è quello sicuramente di provare a fare qualcosa in più rispetto allo scorso campionato. Questo Pineto ci può assolutamente riuscire? Sicuramente dobbiamo migliorarci, la posizione dell'anno scorso deve essere stramigliorata, però è un campionato dove cercheremo di raggiungere al più breve tempo possibile una salvezza e poi vedere, cioè, questo è un gruppo giovane, un gruppo nuovo, abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi è un gruppo da amalgamare, adesso sarà alla bravura del mister, alla compattezza della società,
creare i presupposti per fare un gruppo vincente. Questo calciomercato è chiuso qui oppure potrebbe arrivare ancora qualche giovane? Si parlava di un giovane attaccante portoghese che potrebbe arrivare, cosa c'è di vero? Sì, ma in questi giorni avremo dei giocatori in prova, stiamo completando una rosa fatta di ragazzi, quindi se sono giovani ben vengano, cioè non ci siamo fermati, diciamo che ormai il grande della squadra è stata fatta, per il resto vediamo. È tutto per la terza edizione del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con le tre edizioni canoniche del TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, buonanotte.